Manca poco per la quinta edizione della manifestazione automobilistica organizzata dall'associazione sportiva Evo Rally e che si svolgerà all'interno del kartodromo Valpista di Teggiano nel weekend del 9 e 10 giugno. Raggiunto nuovamente il tetto massimo di iscrizioni disponibili, a conferma che l'ormai consolidato evento resta tra i più attesi del sud Italia, con adesioni pervenute dall'intera penisola. Di tutto rispetto i nomi nell'elenco degli iscritti e il parco macchine, dal momento che saranno presenti piloti e vetture di alto livello, sia tra le auto da gara che tra quelle stradali. Come sempre, la Evo Rally ha voluto inserire ulteriori novità anche per questa quinta edizione del Valpista Rally Experience. Sarà infatti organizzata, dopo l'accredito degli equipaggi e le prove libere in pista di sabato mattina, una carovana con tutte le vetture iscritte che attraverserà parte dei comuni del Vallo di Diano, per poi fare una breve sosta al centro di Sala Consilina. Il gruppo di vetture partirà come da programma da Valpista intorno alle ore 17 di sabato 9 giugno, attraversando le località di Pratoperillo di Teggiano, Pantano, Silla di Sassano, Trinità, per poi arrivare in via Mezzacapo di Sala Consilina, nel pressi del parcheggio Quattro Torri, dove sosterà prima di ripartire alla volta del kartodromo Valpista. Qui, e questa è un'altra novità, avrà inizio la vera e propria manifestazione con due prove speciali che si svolgeranno il sabato sera. Sempre sabato a dare spettacolo in pista, prima, durante e dopo le prove speciali, ci penseranno i ragazzi della Drive Motive con il Taxi Drift, a bordo di potenti vetture nelle quali sarà data la possibilità al pubblico di sedersi a fianco per provare il brivido e l'adrenalina pura del drafting. La sera del sabato sarà poi allietata da musica e live bar. I motori si riaccenderanno la domenica mattina dalle ore 9 con altre due prove speciali da svolgere e per finire alle 14.30 avrà inizio l'attesissimo Master Show su un tracciato misto terra-asfalto che vedrà sfidarsi i migliori classificati della manifestazione primaria. Si ricorda inoltre che il pubblico, come sempre, potrà assistere allo spettacolo in pista gratuitamente. Devo ringraziare ancora una volta gli amici della Evo Rally, senza i quali sarebbe impossibile anche solo pensare a ad un evento di questa portata, ha dichiarato Gianluca D'Alto, rappresentante della Evo Rally e pilota di rally, il quale si è sempre impegnato per promuovere eventi automobilistici nel suo territorio, tra cui non possiamo dimenticare il famoso Rally Valdiano. Abbiamo raggiunto, aggiunge D'Alto, un altissimo livello organizzativo e questo solo grazie al contributo di ogni singolo elemento della squadra. Miglioriamo di anno in anno e il lavoro svolto ci sta dando ragione. Ringrazio anticipatamente i numerosi nuovi equipaggi che hanno aderito e coloro che non hanno saltato una sola edizione della manifestazione.